dici che la, nella parte di cultura, e se vogliamo connotarci, come io ho riferito anche nel mio programma politico, come un centro distrettuale di servizi, e quindi non più come una cerniera, come taluno ha detto, fra realtà contigue, ma come un centro che eroga servizi alle realtà contigue, diventando dunque punto di riferimento di questa realtà, il servizio culturale è un servizio molto importante. Da questo punto di vista noi abbiamo un'antica tradizione, per esempio abbiamo sempre avuto tante scuole a Cava dei Tirreni che erano punto di riferimento per i cittadini dell'Interland. Dobbiamo farlo non solo con le scuole, ma anche con attività culturale, più marcatamente culturale. Da questo punto di vista devo dire che la politica dell'amministrazione uscente è uno dei pochi temi rispetto ai quali ha tenuto, a mio giudizio, un po' il passo con le esigenze della città, perché l'organizzazione ad esempio di alcune mostre come quella di Goya sono state un punto di riferimento, anche se devo dire c'è molto da migliorare anche su questo profilo. Immagino per esempio che queste mostre non debbono poi avere i libri bianchi dei partecipanti. Abbiamo avuto giornate intere in cui non ci sono stati visitatori, dovremmo anche provare a, io continuo perché forse devo ancora intervenire con il collega sul punto. Adesso ho finito. Io per quanto riguarda la cultura vi dico subito che, con tutto il rispetto per De Chirico e per Goya, ritengo che non possa essere la politica culturale di un'amministrazione comunale di un paese importante, in una città importante come questa, esclusivamente, mi perdonino, sia gli operatori che gli artisti, anche se sono dei fonti, non può essere una cultura di facciata. Io per cultura intendo le attività che mettono i cittadini nella condizione di conoscere di più e di aumentare la propria capacità critica, perché un cittadino che conosce di più, che è più elevato culturalmente, è un cittadino più libero, più consapevole e quindi sicuramente un partecipante attivo della democrazia. Ho avuto modo di vedere in questi pochi giorni come questa città pulluli di iniziative, di realtà culturali ricchissime, variegate. Noi ci proponiamo di partire da quelle per valorizzarle e per far sì che crescano il più possibile. Quindi, continuando nel ragionamento, c'è rispetto a queste iniziative da migliorare molto. Per esempio, non è pensabile che i cittadini di Cava, rispetto a iniziative anche dispendiose, cui ha contribuito il Comune, ma soprattutto la provincia, lo so bene, la direttore generale dell'ente, c'è da consentire un coinvolgimento maggiore dei cittadini. Ecco, per esempio, una politica che consenta per i cittadini di Cava l'abbattimento dei costi, oppure alcune giornate ad ingresso gratuito, mi sembra interessante, se teniamo conto che appunto abbiamo avuto queste mostre per diversi giorni assolutamente non visitate da nessun visitatore. Peraltro condivido che non è solo questo la cultura, anche se iniziative importanti di questo tipo secondo me bisognerà continuare a realizzarne. Immagino ad esempio al discorso della biblioteca comunale. Ecco, qui c'è stata la volontà precisa di ridimensionare la biblioteca comunale, mentre invece il ruolo della biblioteca comunale andrebbe molto rilanciato. Da questo punto di vista io immagino che in quello che potrà essere un po' il cuore culturale della città, che da questo punto, che sarà credo la ex pretura, possa diventare anche una sala di lettura dove i cittadini possono andare, prenotare i libri vengono portati in un posto centrale, poterli leggere, poi essere, quando sono stati utilizzati, ricollocati nella biblioteca comunale. Comunque la biblioteca comunale deve avere questo ruolo di promozione della cultura e quindi per abituare i giovani alla lettura, per diffondere la cultura del libro nelle scuole e fra tutte le classi sociali. La verità è che la cultura è tale veramente se riguarda tutti, se è senza barriere. Una cultura solo d'élite non è vera cultura. Io penso che la cultura sia, come dicevano i tedeschi, Weltanschauung, cioè modo di vedere la vita, visione della vita, e quindi deve essere un patrimonio di tutta la comunità. Chiedo ai colleghi di fare una domanda alla volta. Prego, prossimo. Adesso tocca a Francesco Alagliano, però mi permette di farlo.
la mia domanda è una domanda molto semplice, è un tema particolarmente sentito in città e vorrei su questo avere il pensiero dei due candidati. La futura destinazione della manifestazione della grazie. Noi per la verità come dire, siamo invitati a nozze su questo argomento. Noi siamo stati protagonisti della battaglia perché la manifattura tabacchi non diventasse oggetto di una speculazione selvaggia che avrebbe impoverito di un patrimonio storico questa città e che l'avrebbe completamente distrutto. Noi siamo per la rivalutazione di quella struttura attraverso insediamento di attività culturali, artigianato qualificato di livello elevato, punto di riferimento per il turismo che speriamo si sviluppi sempre di più in questa città e poi in parte per la destinazione dei mini alloggi per, per le giovani coppie. Centralità, per le sue caratteristiche, noi l'abbiamo scritto nel programma, dovrebbe avere una funzione sociale e culturale. L'abbiamo definita come il palazzo delle associazioni, dei giovani e delle arti, nel senso che secondo noi deve essere un luogo molto vivo in cui le associazioni di cava, pagando un canone politico, abbiano degli spazi propri e degli spazi comuni da poter utilizzare per sale, conferenze, incontri. Un luogo dove i giovani possano sentirsi a casa propria, dove ci siano delle sale per esempio per i gruppi musicali, tanti gruppi musicali di cava per poter incidere e poter suonare insieme in ambienti insonorizzati, un luogo dove appunto poter esprimere le arti, insegnare le arti, esprimere le arti. Immaginiamo per esempio una scuola di danza che si possa svolgere all'interno di questi ampi saloni della manifattura. Per ciò che riguarda invece l'aspetto dei mestieri, di cui si riferiva il mio competitore Mazzeo, noi avremmo individuato un altro contenitore pubblico che è Casa Picella, che vorremmo destinare direttamente a Palazzo dei Mestieri, sull'esempio di quanto accade a Torino, dove vi sono i vecchi artigiani che insegnano alle nuove generazioni mestieri importanti che possono essere anche fonte di reddito per tanti giovani che attualmente magari non ne hanno, sono disoccupati, e anche per ottenere la conservazione di una tradizione, di un passaggio quindi dall'uno all'altro della conoscenza dei mestieri tradizionali. Nella volta di Vito Quinto, Cilento. Lui veramente si ritorna gli anni, Lui si è sottratto, assolutamente. Un libro l'ha intitolato Sapere Leggere, che dice che è destinato